Penna a sfera, voi questa la conoscete tutti, è una Bic Crystal. Adesso la fanno così, o forse qualche anno fa quando ne ho comprato un pacco da 100-150 pezzi, la facevano così, non è più trasparente, è azzurrina, azzurrognola, bruttina secondo me, non l'hanno azzeccata questa, però è la solita Crystal. Ah no, questa è la Crystal Soft, forse è per questo che è di questo immondo colore. Beh, è l'oggetto forse più banale che potete immaginarvi. Cosa c'è di più banale di una penna Bic? Ve lo dico io, un accendino Bic. Beh, sì, possono competere sul piano della semplicità. Questa è un'azienda straordinaria, ok? È un'azienda incredibile. Questo prodotto, secondo me, io penso che sia una delle cose più fantastiche mai inventate dalla mente umana. Non tanto la tecnologia che c'è dietro a questa penna, il modo in cui funziona, ma proprio l'idea di poter vendere un bene che vale sul mercato pochi centesimi, forse poche decine di centesimi, e con ciò però si possono fare miliardi. Ecco, se c'è un'azienda da cui vorrei imparare qualcosa, non è, non lo so, la Apple, non è l'HP, non è la Microsoft, Google, Facebook, la Bic, semplice, banale, la perdi, non te ne frega niente, ops, mi è caduta, va bene, prendo un'altra, che importa, ne producono veramente a nastro e ne vendono altrettante, anche oggi che si usa il tablet, si usano i computer, beh, chi c'è dietro questa penna? Chi è che l'ha inventata? Il signor Bic? No, non il signor Bic. Ecco, questa sera torniamo ad una vecchia tradizione, visto che la Elav è corsa in mio aiuto e io saluto il mio amico Antonio e mi stappo una birra, perché oggi facciamo una puntata rilassata, basta morti, basta tragedie, basta distruzione, basta guerra, basta complotti, basta assassini, basta per oggi e basta, chiaramente. Ogni tanto ci prendiamo una puntata così, una puntata un po' diversa. In questo caso il bugiardino di questa sera tratterà della straordinaria storia della penna sfera. E vi dirò una cosa, non devo ringraziare la Elav perché non è lei il nostro sponsor di stasera, anche se la ringrazio sempre per fornirmi e fornire al mondo sempre ottima birra. Questa sera devo ringraziare uno di voi, in particolare Albertogo Twitch, perché è grazie ad Albertogo che ho ricevuto questo libro e ho letto questa storia folgorante, la straordinaria storia della penna a sfera. Ecco, ne approfitto per dirvi che su www.regalamiunlibro.it troverete la mia lista libri Amazon. Se volete potete sceglierne uno comprandolo su Amazon attraverso quella lista, quindi attraverso quella lista fate tutto il percorso di acquisto. Il libro arriverà a me, quindi me lo regalerete, io vi ringrazierò tantissimo e potrebbe essere che uno di questi libri diventi una puntata come quella di stasera. Quella di stasera è, diciamo, offerta gentilmente da Albertogo e a lui va il mio primo cin cin. Ottimo, ottimo. Ma torniamo alla nostra protagonista, la penna a sfera. Penna a sfera che nella Bic trova la sua rappresentazione iconica. Chi l'ha inventata? Beh, dietro alla penna a sfera, che magari a qualcuno potrà sembrare strano, ma esiste, diciamo, in una forma di prototipo soltanto dagli anni 30 e diventa proprio una realtà, diciamo, solo nel decennio successivo, in realtà, perché fino a quel momento è difficile realizzarne una che funzioni bene, non ha dietro il signor Bic, che pure è un uomo di cui parleremo questa sera, perché ha un ruolo nello sviluppo di questo oggetto, nella commercializzazione soprattutto di questo oggetto a livello globale e planetario. Ecco, dietro c'è un signore che, come la chiamate questa anche? Penna? A sfera? No, chi dice penna a sfera? Nessuno. Mi dai una biro. Una biro. Effettivamente, il suo inventore originario, anche se non è corretto chiamarlo così, si chiama Biro, che, a dispetto del nome, non è francese, ma è ungherese. È un uomo che nasce nel 1899
in Ungheria ed è, diciamo, quasi destinato alla morte. È talmente piccolo che nasce e viene messo dentro una scatola di scarpe. Viene accudito in questa sorta di incubatrice casalinga ottocentesca e sopravvive praticamente per miracolo, ma era destinato a morire. Crescendo diventa un personaggio incredibile. Già nei suoi primi anni di vita fa qualsiasi cosa, fa il giornalista, che è un'attività, diciamo, che porterà avanti, come dice qualcuno, senza infamia e senza lode, quindi senza, diciamo, distinguersi particolarmente in questa professione, un po' per giornali diversi, ma è anche un personaggio animato da un'incredibile, diciamo, necessità di inventare. Prova a fare qualsiasi cosa che il mondo gli mette a disposizione, dal pilota di automobili da corsa fino al giornalista, fino all'inventore strampalato. Ecco, le automobili sono una cosa che lo interessa. Pensate che in poche ore riesce a farsi formare a sufficienza per partecipare ad una gara a cui si è iscritto senza avere alcuna conoscenza di come si guida un'automobile. Con una sorta di corso accelerato si fa infarinare e aiutare a capire cosa deve muovere per far andare questa macchina e addirittura vince la corsa. E questa non è la cosa centrale della storia della corsa in automobile. Il fatto veramente strano è che quest'uomo, una volta finita la corsa, dice: ma io non c'ho voglia di continuare a schiacciare la frizione per cambiare le marce, è una cosa folle, mi porta via un sacco di tempo e di concentrazione. E così inventa il cambio automatico, inventa e prototipa il cambio automatico, viene messo in contatto con gli uffici della General Motors di Berlino, con i quali, diciamo, riesce a contrattare una esclusiva. La General Motors lo paga, gli dà uno stipendio mensile sostanzialmente per poter sfruttare i diritti di questa sua invenzione, ma da una parte lo truffa anche, nel senso che oltre a quello stipendiuccio non prenderà altro, perché la General Motors in realtà sta già lavorando su altri suoi prototipi di cambi automatici. E quindi in realtà lui lo sta pagando soltanto per tenerselo buono, comprargli i diritti di commercializzazione del suo cambio per poi lasciarlo in un cassetto e non utilizzarlo mai più. Ecco, questo signor Biro, questo ungherese, è un personaggio un po' così, non tanto in grado di gestire le sue invenzioni e la sua inventiva e soprattutto di curare bene i suoi interessi, anzi è destinato a condurre una vita di stenti, ma con invenzioni incredibili che però sfrutteranno gli altri, a volte per sua sfortuna, a volte per sua incapacità, a volte per cattiveria di quelli con cui ha a che fare, che ne approfittano e lo truffano. Ma la cosa incredibile è che a lui non importa neanche più di tanto, lui è contento di aver fatto la sua invenzione, è contento di averne la paternità morale e dice: non avrò i soldi, ma questa, la paternità morale, non ce l'avrà nessun altro, e quindi sono soddisfatto così. Alla fine diventerà anche ricco, in realtà, oddio, ricco, benestante, ma perché ha prodotto talmente tanti milioni di miliardi che per quanto lo abbiano truffato, per quanto lo abbiano fregato, per quanto se ne siano approfittati di lui, comunque quel poco che trafila fino alle sue tasche è tanto. Tanto da renderlo, insomma, un uomo agiato, che ha anche la possibilità di ricevere migliaia di lettere di persone che gli chiedono aiuto, e lui lo può aiutare, queste persone, con i suoi soldi, con le sue conoscenze, a fine vita. Però, diciamo, nella seconda parte della sua vita. Tornando ai nostri anni 30, il signor Biro ha un problema che in realtà hanno tutti in quegli anni, e cioè l'unico modo per scrivere è utilizzare delle penne stilografiche, le penne col pennino. Ora, il pennino è una cosa complicata, delicata, ma l'oggetto penna nel suo complesso, il sistema penna stilografica, ha un piccolo problema. Il problema è che il liquido contenuto nelle cartucce delle penne stilografiche è un inchiostro piuttosto fluido, non è un inchiostro denso come quello di cui sono sicuro tutti voi avete esperienza, perché questo tubicino qui tutti lo abbiamo schiacciato alle elementari, ce lo siamo messi in bocca, qualcuno lo fa anche adesso per frenare, diciamo,
La rabbia, io no, io prendo a pugni i muri, non guardate me, forse qualcun altro nella stanza. E tutti sapete che quando questo inchiostro esce, perché poi lo si andava a prendere con la carta, no? Tu laminavi praticamente una sottilissima striscetta di carta attorcigliandola su se stessa e la infilavi qua dentro e usciva questa pasta nera. Molto densa in realtà, tecnicamente dovrei dire molto viscosa, perché è un termine più corretto, che non è fluida, non è una cosa, diciamo, che può tranquillamente essere versata da una parte all'altra. Ecco, a differenza di queste penne, la penna stilografica invece ha un inchiostro molto liquido. E con il fatto che il pennino è piuttosto delicato e che, diciamo, possono esserci variazioni di pressione, di temperatura, eccetera, molto spesso perde inchiostro. E perde inchiostro in grande quantità, macchia le camicie, macchia le tasche degli indumenti, in aeroplano è difficile da utilizzare, questo è un problema che uscirà dopo, per la verità. E quindi è un oggetto scomodo. Ora, alla fine degli anni 30 non è una novità l'idea che qualcuno pensi ad una penna a sfera. Non l'ha inventata il nostro amico Biro, la penna a sfera, nel senso che l'idea iniziale non è sua. Ci sono altri esperimenti nel mondo precedenti che tentano di realizzare una sorta di penna a sfera, una vera e propria penna a sfera, ma nessuno di questi funziona. Ecco, come avrete ricordato, il nostro Biro, l'ungherese, fa di mestiere anche il giornalista e rimane affascinato dalle macchine rotative che stampano i giornali. Una cosa vede su questi giornali, cioè che l'inchiostro si deposita sulla carta e poi non si asciuga subito, no? Non macchia. Come fa? Ecco, questi giornali hanno dei rulli, no? Ci sono i rulli che stampano i caratteri sui giornali. Lui li guarda ed è un problema che lui vorrebbe risolvere in qualche modo, non tanto quello dei giornali che sono il suo obiettivo, ma quello della carta, perché la carta, oltretutto, oltre ad avere tutti questi problemi, la penna stilografica, lo sanno bene i mancini come me, che quando scrivevano con la stilografica perché gli sembrava una bella idea, non so se si usa ancora questa cosa, ma diciamo ai miei tempi era divertente avere le penne stilografiche così per gioco, e io ci provavo a scrivere con le stilografiche, ma a parte che andando da sinistra verso destra il pennino si punta e non è particolarmente piacevole come sensazione, ma oltretutto tu inizi che sei un uomo bianco caucasico a scrivere e finisce che sei blu come un puffo, e quindi la cosa, diciamo, non è particolarmente funzionale. L'inchiostro delle penne stilografiche è particolarmente, diciamo, problematico. Ok? E anche il signor Biro ha questo problema in Ungheria negli anni 30, e osservando queste rotative gli viene in mente un'intuizione geniale. Ora, come me, magari qualcuno di voi da bambino o chissà quando ha avuto la possibilità di leggere i 15. Vi ricordate i 15? Non so se ci sono ancora. I 15. Ma uno dei 15, che poi non erano 15, questa cosa mi ha sempre un po' destabilizzato, non so perché si chiamino i 15, forse un'altra puntata potrebbe essere dedicata a questa, diciamo, collana di libri, i 15. Qualcuno dovrebbe sapere che di 15 ce n'erano uno o due dedicati alle invenzioni e agli inventori. Ecco, sui 15 c'era una paginetta, diciamo, o più di una paginetta dedicata all'invenzione della penna a sfera, all'invenzione della Biro, ecco, di questo signor Biro. E la storiella che potrete aver appreso attraverso i 15, o probabilmente anche in altri modi, è che questo signor Biro, guardando dei bambini che giocavano con delle biglie, si è accorto che le biglie, passando in delle pozzanghere piene di fango, una volta lasciate le pozzanghere, lasciavano sul terreno, sulla, immagino non l'asfalto, ma sul terreno circostante, un segno, ok, del loro passaggio. E da questa visione, insomma, lui ha riflettuto e gli è venuta l'intuizione di realizzare la penna a sfera. Ecco, mi dispiace dirvelo così, ma non è vero. Però bevo. Ah. Bene. Non è vero perché è negata questa circostanza da lui stesso nella sua autobiografia, e lui dice una cosa diversa. Lui dice:
Io l'intuizione non l'ho avuta dalle biglie, questa se l'ha inventata qualcuno, non io. L'ho avuta guardando proprio i cilindri rotanti che stampavano i giornali e mi sono detto: il cilindro mi sembra una buona idea, però ovviamente io ho la necessità di far ruotare questo corpo non solo lungo un asse, ma in più direzioni. E quindi la naturale evoluzione dell'idea del cilindro che poteva lasciare, diciamo, dell'inchiostro su un foglio è stata la sfera, la sferetta della penna a sfera. Ecco, il signor Biro era non un poveraccio, non stiamo parlando di un povero in canna che, diciamo, era nato nei bassi fondi di Budapest, tutt'altro, era, insomma, proveniva da una famiglia medio borghese, però certamente non era un ricco che potesse permettersi di diventare immediatamente un imprenditore. Era fondamentalmente comunque uno spiantato, anche perché non ha mai saputo più di tanto gestire le proprie finanze, diciamo, piuttosto che insomma avere avuto una certa formazione finanziaria. Quindi cerca di sviluppare questa penna e mette insieme le persone che ha a disposizione, i suoi amici e suo fratello. Prende un suo amico come socio e suo fratello che di mestiere fa il dentista, e quindi lui lo individua come il chimico. Beh, sicuramente, siccome deve fare gli impasti per fare i calchi delle dentature, il signor Biro dice: mio fratello certamente avrà a che fare con la chimica a sufficienza da poterci aiutare a sviluppare un inchiostro adatto alla penna sfera. E quindi da questa grande intuizione di prendere il fratello, diciamo, dentista come chimico di questa azienda, potete capire esattamente di cosa stiamo parlando, cioè di quale tipo di impronta e di inizio ha avuto questa sua, diciamo, idea, questo suo tentativo di realizzare un'impresa che costruisse e commerciasse delle penne a sfera. Ecco, in effetti il problema dell'inchiostro è il problema principale. Il problema dell'inchiostro è un grosso problema, perché se l'inchiostro qui è troppo liquido, l'inchiostro semplicemente fluirà, perché dovete considerare che tra la sfera e l'ogiva di ottone, allora, oggi non so, a volte sono anche di plastica, no, forse di plastica no, perché si deformerebbe, ma sarà di acciaio probabilmente adesso, una volta era di ottone. Ecco, c'è dello spazio chiaramente, perché altrimenti l'inchiostro non potrebbe passare. Quello spazio è sufficiente se l'inchiostro è sufficientemente fluido, poco viscoso e, diciamo, può penetrare e uscire direttamente sul foglio. E questo è un problema. Se invece di converso l'inchiostro è troppo denso, è troppo viscoso, questo semplicemente non bagna la pallina e non esce e non scrive sul foglio. Ecco, è un problema non di poco conto, addirittura più complicato da risolvere del problema meccanico in sé, che pure, immaginatevi, negli anni 30 realizzare sferette, magari un po' più grosse di queste, ma comunque molto piccole, che siano perfettamente sferiche, non deve essere estremamente facile. Ecco, in effetti il nostro Biro, con il suo fratello dentista, fa un proverbiale buco nell'acqua, però si accorge anche di una cosa veramente incredibile, che forse poteva accadere soltanto in quegli anni, ma che adesso sarebbe impensabile, e anche soltanto immaginarla fa un po' sorridere. E cioè, lui dall'Ungheria, con la sua sola idea e forse con qualche prototipo malfunzionante, riesce ad attrarre su di sé le attenzioni dei più incredibili personaggi che non avrebbe mai neanche potuto pensare di incontrare. Ecco, il primo è quello che diventerà, diciamo, un suo partner in affari, ungherese anche lui. Lo tratta con sufficienza, lo riesce ad incontrare grazie all'intercessione di un suo amico che conosce questo imprenditore, che si occupa di macchine da scrivere, ha inventato un sistema per far tornare il carrello automaticamente, diciamo, a valle dopo che la macchina da scrivere ha esaurito il foglio, è arrivata fino in fondo e quindi torna indietro in automatico. È un inventore anche lui, ma ha un'impresa più strutturata, ha comunque un'azienda, per carità piccola, che produce queste
diavolerie meccaniche. Dedica in realtà pochissimo tempo a questo incontro, incontra Biro giusto perché questo amico comune glielo chiede, si presenta in ritardo all'appuntamento e alla fine insomma gli dice no ma venite da me, ne parliamo nella mia azienda. E un po' ridendo e prendendo un po' in giro il nostro Biro quando scopre soprattutto che il suo chimico era suo fratello e l'aveva nominato il chimico solamente perché di mestiere faceva il dentista, ecco, si mette anche a ridere. Quando poi scopre che il nostro Biro era un giornalista, lo deride definitivamente. Però l'idea di Biro e il suo progetto, nonostante, come vi ho detto, non fosse una cosa inedita, ma ci fossero stati già dei tentativi nella storia recente di realizzare delle penne a sfera, lo colpisce. Gli sembra che abbia una marcia in più, che possa effettivamente funzionare, anche se di fatto non c'è niente fino a quel momento in mano di concreto. Ebbene, quindi chiude con lui un contratto in cui si assume, diciamo, l'onere di aiutarlo nel realizzare questa penna a sfera e dall'altra parte pretende di essere l'unico a poter commercializzare le penne di Biro nell'area dei paesi dei Balcani. E questo accordo, diciamo, prevede che da lì inizia anche questo processo di sviluppo, progettazione e sviluppo di questa penna a sfera, cosa su cui iniziano effettivamente a lavorare. Ma dovete considerare che siamo ormai alla fine degli anni 30 e non so se vi ricordate com'era la situazione geopolitica e politica di quegli anni, ma iniziano ad esserci piuttosto pesanti venti di guerra in Europa e in Ungheria, diciamo, la cosa non è tanto diversa, anzi, tutt'altro. Oltretutto il nostro Biro è anche un ebreo e questa cosa gli creerà dei grossi problemi da lì a pochi anni successivi. Ecco, in questo frangente però, mentre lui ancora si trova in Ungheria, succede una cosa incredibile. Va a trovare il fratello, il chimico, cioè il dentista, e parlano durante, diciamo, questa conversazione della penna a sfera. Era andato lì apposta, in realtà. Solo che il nostro dentista ovviamente aveva i suoi pazienti nello studio e uno di questi pazienti era una donna abbastanza giovane, piacente viene descritta. Una donna che ascolta le conversazioni dei due fratelli, va dal signor Biro e gli dice: guardi, lei questa cosa la deve fare in Argentina, deve venire in Argentina a farli. Guardi, io tra qualche giorno parto per l'Argentina, vado a sposare l'uomo che devo sposare in Argentina e guardi, visto che lei ha questa idea geniale, firmiamo se le va subito un accordo di commercializzazione del suo prodotto, della sua penna a sfera in Argentina, costituiamo una società, noi prenderemo l'esclusiva per la commercializzazione della sua penna a sfera e lei viene in Argentina a studiarla e a produrla, vedrà che in Argentina si troverà bene, noi le finanzieremo questa attività. Lui la prende un po' come una cosa non seria, così come una chiacchiera da bar, come una cosa buttata lì, però la signora gli dice: guardi, faccia così, io ho un altro appuntamento qua dal dentista tra qualche giorno, tra 3 giorni, se lei è interessato venga e vedrà che con le carte alla mano firmeremo questo accordo. Lui chiaramente se lo dimentica, non ci pensa più di tanto, non gli dà grosso peso, ma per curiosità torna all'appuntamento il terzo giorno, quando la signora deve tornare dal dentista, e questa si presenta veramente con le carte e lui alla fine dice: vabbè, ma male che vada non succede niente, voglio dire, male che vada non riesco ad avere la penna pronta, non la riesco a realizzare, tutto questo sfuma. Se invece va bene, loro avranno l'esclusiva di commercializzazione per il Sud America e va bene così per l'Argentina e va bene così. E quindi firma questo accordo. E questo è solo uno degli incredibili incontri del signor Biro, che gli capitano, diciamo così, in maniera incredibile, ci inciampa praticamente sopra. Così viene per esempio in contatto con un signore distinto, che lo invita in Slovenia in un hotel perché va di fretta, allora gli dà un appuntamento per il mese successivo.
loro vanno in hotel e mentre sono in fila in questo hotel, che cercano di fare il check-in, diremo oggi, per prendere la stanza, in fila parlano di questa penna sfera, hanno anche lì un prototipo e c'è un signore dietro, un po' basso, con gli occhialetti, che li guarda. Li guarda, li ferma e gli dice: guardi, guardate signori, vi invito nella mia stanza se volete questo pomeriggio, perché dobbiamo parlare di questa cosa. Così quello che era un incontro di una persona incredibile, che poi si rivelerà essere l'ex presidente dell'Argentina, che era in quel momento in visita in Europa e gli stava invitando, diciamo, a discutere con lui la possibilità di commercializzare ancora una volta in Argentina il loro prodotto, incontrano altri personaggi straordinari, tutti pronti a tendergli la mano, tutti pronti a lasciargli un biglietto da visita, a fargli grandi aperture di credito, almeno a parole, e a portarli, insomma, verso un orizzonte straordinario, diremo noi. Ecco, in particolare il presidente dell'Argentina gli promette che poteva fornirgli dei visti per andare in quel paese e accoglierli con tutti gli onori di casa per fargli trasferire lì la loro grande produzione. Nel frattempo però, come vi dicevo, quello che accade è che Biro, che ormai ha una moglie e una figlia, si ritrova in un'Ungheria che inizia ad imporre non ancora delle leggi razziali come accadeva già in altri paesi europei, in Germania certamente, ma inizia a, diciamo, diventare sempre più ostile. Iniziano a trattarli, come lui e la sua famiglia, come degli diciamo elementi esterni alla società. Non possono accedere a determinati servizi, vengono sottoposti a continui controlli, vengono, diciamo, utilizzate scuse per rendergli la vita difficile, e quindi inizia ad esercitarsi una certa pressione sulla famiglia di Biro e su Biro stesso, che a quel punto decide di fare baracca e burattini e di scappare a Parigi, dove ha un contatto che dice lo può aiutare. Mentre tra l'altro però scappa a Parigi, quello che succede è che i venti di guerra sono sempre più forti, le reazioni dei vari paesi sono sempre più concitate, c'è addirittura il pericolo che durante il suo viaggio, mentre lui sta viaggiando da Budapest verso Parigi, in uno dei paesi intermedi i confini vengano chiusi. E una volta che i confini vengono chiusi, chiaramente lui sarebbe bloccato in quel paese lì dove si trova, senza il becco di un quattrino e probabilmente senza neanche la possibilità, insomma, di tornare indietro. Quindi il viaggio è un viaggio sostanzialmente della speranza, ma alla fine, nonostante le difficoltà, nonostante Hitler abbia sia sul punto incipiente, diciamo, di invadere la Polonia, e si pensa già che possa, insomma, anche orientare la sua mira espansionistica sull'Europa verso altri paesi, riesce ad arrivare finalmente a Parigi. A Parigi, insomma, lui all'inizio ancora del suo soggiorno a Parigi, non è ancora iniziata la Seconda Guerra Mondiale, anche se il clima era piuttosto, diciamo, teso, riesce ad incontrare un altro potente locale, un signore però un po' strano, un signore molto distinto, forse oggi lo chiameremmo un mafioso o uno squalo dell'industria, ecco, uno di quelli pronti a tutto, con tanto pelo sullo stomaco, disposto a fare qualsiasi cosa, che offre a Biro la possibilità di realizzare la sua penna a sfera. E qui a Parigi la perfezionano, cercano di farla funzionare meglio, ma in realtà ha sempre dei problemi. Sembra che l'inseguire la penna a sfera, la penna Biro, funzionante correttamente, sia una cosa impossibile. Forse anche a causa, diciamo, della tecnologia dell'epoca, anche perché poi sul versante degli inchiostri non sono riusciti più di tanto a realizzare chissà quale miracolo. Ecco, l'inchiostro rimane il problema principale. C'è il fratello che ancora qualche volta va dall'Ungheria fino a Parigi, cerca di portare degli inchiostri nuovi, cerca di portare qualche innovazione, ma in realtà sono sempre buchi nell'acqua. Non se ne esce da questa situazione. Non si riesce a trovare una formula
che sia corretta. Però iniziano anche adesso ad esserci delle voci per cui Hitler e la Germania nazista possa anche avere l'interesse di invadere la Francia. La Francia potrebbe essere il prossimo destinatario delle attenzioni militari tedesche. E la situazione si fa sempre più cupa, tanto che ci sono dei momenti di coprifuoco in cui le luci sono tutte spente, gli aerei tedeschi iniziano già a pattugliare alcune zone della Francia e lui deve girare addirittura con una torcia che per fortuna si è portato, perché altrimenti nel buio pesto non vedrebbe nulla, non riuscirebbe a capire quello che sta accadendo. In questa situazione chiaramente lui inizia ad essere preoccupato per la sua famiglia in Ungheria, alla quale iniziano a fare delle storie sempre più, diciamo, invadenti. Portano la moglie nel commissariato di polizia, la tengono per ore in piedi ad aspettare, poi le fanno delle domande senza senso, la rimandano indietro, sempre con la sensazione, insomma, che possa scattare da un momento all'altro un nuovo blitz e la possano arrestare o portare via con una scusa qualsiasi, fondamentalmente. Ecco, lui e un suo amico che in quel momento stava a Parigi capisce che le cose si stanno mettendo male, ma dopo che quel signore distinto che gli aveva dato la possibilità di sviluppare la sua penna lo ha scaricato completamente e lo ha lasciato a piedi in mutande, ecco che questo signore, dopo che lo ha sfruttato e spremuto, togliendogli tutta la possibilità di guadagno che poteva, certo pagandolo con uno stipendiuccio, ma comunque sfruttandolo, dopo che lo ha lasciato a piedi si ripresenta e, minacciandolo velatamente, lo obbliga a iniziare a lavorare in un'altra sua azienda, siccome questo Biro era un inventore straordinario che doveva realizzare armi da guerra, in particolare delle granate. Ecco, Biro si trova con le spalle al muro a quel momento, in quel punto. Ha capito che questo signore è un uomo senza scrupoli, un uomo in grado di fare qualsiasi cosa, che le sue minacce sono credibili, anche perché lo ha visto, diciamo, mandare sul lastrico e rovinare un'altra persona che lavorava per una sua azienda, e quindi è costretto ad abbassare il capo, accettare i soldi che gli promette, i quattro soldi che gli promette, e lavorare nella sua fabbrica di granate. Ovviamente il suo ruolo era quello dell'inventore, anche lì doveva, diciamo, mescolare diverse sostanze, realizzare esplosivi, fare esperimenti e cercare la formula e la modalità più efficiente. Il lavoro è talmente pericoloso che in un giorno in cui si trovava in momento di pausa pranzo arriva a trovarlo un suo amico. Lui era assente, era forse in bagno. Questo amico inizia a toccare quello che trova in giro e salta per aria un contenitore che gli disfa la faccia, lo sfregia, anche se non muore, e il nostro grande imprenditore francese mette tutto a tacere, fa addirittura andare via la polizia e l'incidente rientra come se nulla fosse. Ecco, se Biro rimanesse ancora un po' a Parigi probabilmente sarebbe completamente fregato. Oltretutto in questo momento la Germania nazista inizia l'invasione e presto arriverà anche a Parigi, quindi di punto in bianco, senza annunciare nulla a nessuno, tantomeno al suo nuovo datore di lavoro, prende il suo amico che lo aveva, diciamo, che era stata la sua base e la casa di Parigi, e ricontattando quella signora che aveva incontrato quella volta nel negozio, nello studio di dentista di suo fratello, riesce a farsi accordare la possibilità di onorare quel patto che avevano firmato tempo prima, e lei e suo marito pagano un biglietto di viaggio in nave dalla Spagna fino all'Argentina. Non solo, gli pagano anche il viaggio da Parigi fino all'imbarco e l'hotel per lui e per il suo amico, che lui vuole nominare, diciamo, il direttore commerciale, oggi diremmo, anzi commerciale e finanziario, giustamente rendendosi conto
dei suoi limiti. La Francia viene invasa, loro riescono a partire nottetempo di nascosto per il rotto della cuffia senza portarsi dietro niente, né prototipi delle loro penne al punto in cui erano riusciti ad avanzare con il progetto, né tantomeno macchinari con cui poter realizzare nuovi prototipi e avviare una seppur piccola produzione. Il viaggio in nave, racconta, è qualcosa di assolutamente terrificante, perché evidentemente il comandante di quella nave non aveva alcuna esperienza e si scoprirà poi dopo, è la prima volta che mette, diciamo, che porta la sua imbarcazione nell'oceano Atlantico, tra l'altro non particolarmente calmo ed accogliente nel momento in cui loro lo attraversano, e quindi sono sempre lì sul punto di affondare. Biro farà un viaggio incredibilmente terrificante, vomitando a destra e a manca, e alla fine giungeranno, solo dopo questo viaggio estenuante, a Buenos Aires, dove però le cose, lo avrete già intuito, non si presentano esattamente come ce le si poteva aspettare. O forse ce li si poteva aspettare proprio così. Ecco, la signora, Maria si chiama, che aveva diciamo firmato questo contratto garantito dal marito insieme al nostro Biro, in realtà non li accoglie con la massima benevolenza, ma anzi con grande rabbia e risentimento nel momento in cui si accorge che questi due signori, e in particolare il nostro Biro, neanche si era portato dietro un diciamo esemplare di prototipo della sua penna, è incredibile, non ha neanche le macchine per la meccanica di precisione per realizzarle. Si arrabbia molto e dice a Biro che lei e il suo marito non gli hanno pagato il viaggio per farli venire a fare i turisti. Ecco, lui inizialmente dice: ma forse la signora non capisce la situazione che c'era a Parigi, il fatto che abbiamo scampato l'invasione tedesca per un soffio e il clima che c'era non ci permetteva certo di poter viaggiare con un tornio e diciamo chissà quale altre attrezzature. Oltretutto il viaggio è stato quello che è stato. In realtà questa è una delle tante scuse che questa coppia di argentini utilizzano per frodare e togliere sostanzialmente la qualsiasi possibilità e prospettiva di guadagno sulla sua invenzione a Biro. Inizieranno dicendo che vabbè, lui è un pezzente, non c'è possibilità che lui possa restituirgli i soldi che loro hanno speso per farlo viaggiare fin lì, e quindi il contratto che hanno fatto deve essere rivisto, ovviamente in senso favorevole a loro, e gli lasciano quindi a quel punto soltanto un terzo dei guadagni futuri che avrebbero potuto incamerare realizzando questa penna. Man mano che il tempo passa però, la famiglia argentina gli mette a disposizione uno scantinato per lavorare, lui cerca di contrattare, cerca di fare il duro, dice no, a queste condizioni io non lavoro, non sono in grado di portare a termine il lavoro, e quindi gli danno una struttura migliore, insomma spendono dei soldi effettivamente per dargli la possibilità comunque di realizzare sulla sua penna, ma non si riesce ad arrivare ad una quadra, la penna non funziona, gli inchiostri non si riescono a sviluppare. Alla fine, disperati, la signora Maria gli dà delle sue creme che utilizza per la bellezza del corpo, tentando di colorarle con la china di nero e utilizzare quelle come inchiostro. Ecco, dovete anche sapere che le prime penne a sfera, nonostante diciamo il meccanismo fosse lo stesso, si chiama penna a sfera per quello, cioè hanno una sfera nella punta, non utilizzavano un serbatoio di inchiostro fatto così, cioè una bacchetta che in realtà è un tubicino pieno di inchiostro denso. Siccome c'erano molti problemi con l'inchiostro, sono stati fatti molti tentativi diversi. Per esempio, ci poteva essere inizialmente uno stantuffo che premendo attraverso una molla desse pressione all'inchiostro in modo tale da permettergli di premere contro la sfera e quindi essere trasportato da questa fino sulla carta. Ecco, tutte queste soluzioni sono state sbagliate in quel periodo
sono state vagliate in quegli anni, ma c'erano sempre problemi. Addirittura con gli stantuffi si rischiava di far estrudere la pallina attraverso la sfera, attraverso la la parte di ottone, e quindi poi la penna esplodeva. Ecco, non se ne uscirà mai. Il signor Biro capirà alla fine di questa esperienza che i due argentini in realtà non sono dei ricchi industriali come forse si erano spacciati, ma sono due poveri in canna, o meglio, forse ricchi decaduti, che hanno come unica speranza, prima di fallire completamente e di dover andare a mendicare sulle strade, proprio il successo della penna di Biro. Ed è questo il motivo per cui hanno investito tutti i soldi che avevano. Tutti i soldi che avevano, fino a che non sono finiti. Non sono finiti, e Biro si è trovato davanti a due signori che gli dicevano: non possiamo più fare niente, dobbiamo mollare tutto, quindi grazie e arrivederci. Il problema è che a quel punto erano ad un passo, a un passo da avere la soluzione. Si sono accorti infatti che molti dei problemi che avevano erano dovuti alla fornitura delle sfere, che grazie ad un micrometro di precisione che il suo amico ha comprato per misurare tutte le sfere, loro si sono accorti che effettivamente non erano esattamente perfette, e quindi riescono solo dopo a comprendere quale fosse il grande problema di questa penna sfera. E quindi, con la sua, diciamo, capacità di influenzare il prossimo e di percepire la sua visione, riesce a chiedere agli operai di lavorare gratis ancora un po' di tempo, visto che i padroni del vapore avevano finito i soldi, fino a che questa penna a sfera effettivamente non riesce a funzionare. Funziona, e lì c'è la svolta. Non per lui, però, perché riesce a farsi fregare sempre e comunque da questa famiglia, la quale gli dimezza la quota di questa azienda e quindi i relativi proventi, sempre di più, sempre sempre di più, fino a lasciarlo sostanzialmente in mutande. Riesce solamente a contrattare la possibilità di far spostare dall'Ungheria fino in Argentina la sua famiglia, cosa che poi, dopo enormi difficoltà, con un viaggio durato più di 40 giorni, quando doveva impiegarci 2 settimane, riuscirà a far venire anche la moglie e la figlia in Argentina. E da questo momento in poi, però, nonostante la situazione di Biro non sia economicamente particolarmente florida o soddisfacente, la penna a sfera inizia a diventare un bene di largo consumo, inizialmente con dei problemi. Beh, per esempio, pensate che le prime penne a sfera vendute da questa azienda ogni tanto comunque dei problemi ce l'avevano, quindi esplodevano, macchiavano le camicie, macchiavano le giacche, macchiavano gli indumenti, e loro hanno quindi dovuto mettere in piedi un sistema di lavanderia che, con grandi scuse, lavasse ai proprietari di queste persone che si trovavano gli indumenti e gli abiti macchiati, ovviamente lavassero, diciamo, i capi, lo facessero gratis come forma di garanzia nei confronti di una penna che forse non aveva funzionato esattamente come doveva. Immaginatevelo oggi, la BIC che vi dà la lavanderia gratis se per caso si spacca la punta e quindi vi riempie il taschino di inchiostro. Ma questo per dirvi che è stata una innovazione dirompente, perché è diventata, nel giro di breve, quasi un fenomeno di massa, soprattutto in Argentina. Inizialmente il commercio era dedicato a quel paese, e di fatto possiamo dire, credo senza timore di smentita, che la penna a sfera è stata inventata in Argentina da un ungherese che si chiamava, per l'appunto, Biro di cognome. Da qui il modo di chiamare questo oggetto non solo penna a sfera, che non utilizza nessuno, ma Biro. Datemi la Biro, prestami la Biro, ecco, firmo con la Biro, ecco perché. Ecco, purtroppo la fortuna e la sfortuna di Biro continuano a procedere di pari passo, nel senso che, se da una parte riesce a farsi fregare continuamente,
Dall'altra però tutto il mondo guarda la sua invenzione con estremo interesse, tanto che riusciranno a vendere i diritti di produrre questa penna praticamente in tutto il mondo. In particolare però i due posti interessanti per la nostra storia sono gli Stati Uniti e la Svizzera. Ecco, e quindi la Svizzera che poi poteva vendere su tutta l'Europa, ok? Quindi i Balcani erano rimasti appannaggio del primo socio in affari di Biro, l'ungherese, che lui aveva lasciato in Ungheria con suo grande rammarico dell'altro, però, che lo aveva preso per un traditore scappato dal suo paese perché era un grande nazionalista, rimarrà in Ungheria fino all'ultimo dei suoi giorni. In Argentina, diciamo, quindi la vendita invece era affidata a questa famiglia che gli aveva dato ospitalità pagandogli il viaggio. Negli Stati Uniti prendono un accordo con un'altra grande azienda, e in Svizzera pure. Addirittura dagli Stati Uniti riescono a farsi dare 2 milioni di dollari sull'unghia per avere l'esclusiva. Ed è qui, è proprio qui, che salta fuori un altro grandioso personaggio di questa storia. Ecco, un altro personaggio, diciamo, incredibile, che si chiama Milton Reynolds, che è invece un imprenditore spregiudicato che si trova negli Stati Uniti, uno di quegli uomini, diciamo, un po' sui generis, un po' esuberanti, che tenta di fare sempre qualsiasi cosa pur di avere pubblicità, pur di riuscire a mettere in commercio qualche bene che poi magari dopo qualche anno nessuno vorrà più vedere, ma lui nel frattempo ha un'altra idea, quindi con la sua esplosività farà qualcosa di diverso. Ecco, questo Milton Reynolds, ignaro del fatto che l'esclusiva per la penna di Biro era già stata data negli Stati Uniti, vola fino in Argentina, va a Buenos Aires e, incontrando il nostro buon Biro, cerca di farsi dare lui l'esclusiva di questo bene incredibile. E quando Biro gli risponde: guardi, la sua offerta la apprezzo, era ridicola rispetto a quella che hanno in realtà incassato, ma la apprezzo, ma non posso farci niente, l'esclusiva per gli Stati Uniti, il Nord America, l'abbiamo già data, e lui se ne va con una mano davanti e l'altra di dietro. Ma non è un uomo che se ne va con una mano davanti e l'altra di dietro, non può succedere a lui. E quindi decide che chi se ne frega, la farò io la mia penna a sfera, tu non vuoi darmi la tua, hai l'esclusiva, però so che posso anticipare e battere sul tempo i miei concorrenti americani che stanno per mettere in commercio la tua penna, e fa di tutto per riuscire ad uscire con la sua penna a sfera prima che arrivi sul mercato quella di Biro, e ci riesce, e fa delle campagne pubblicitarie incredibili, fa delle campagne pubblicitarie che sono veramente forse un qualcosa che è rimasto nella storia, che dovrebbe insegnare l'arte pubblicitaria anche alle generazioni moderne. Riesce a battere il record di Howard Hughes con il giro del mondo in aeroplano in qualche ora di meno rispetto a quello di Howard Hughes. È convinto che la guerra sta per finire, e quindi quando tutti rientreranno in patria come regalo di benvenuto e di bentornato dalla guerra riceveranno una penna a sfera, vede nella penna a sfera un oggetto che può essere più che altro un regalo di Natale e nulla di più, ma sa che con queste pennette lui farà un sacco di soldi. Si inventa una pubblicità dove una donna in minigonna cavalca una penna che sembra un razzo che esce da una base e scrive che puoi avere you can get a rocket in your pocket, quindi un razzo nella tua tasca, nel tuo taschino. Fa campagne incredibili, addirittura prende degli scienziati, un aeroplano, e cerca di dimostrare che il monte, il K2, è più alto dell'Everest, quindi cerca di sorvolarli entrambi. I cinesi lo vogliono arrestare, pensano che sia una spia americana. Una storia incredibile in cui poi lui alla fine riesce effettivamente a dimostrare che si stava sbagliando, perché il K2 è più basso dell'Everest. L'Everest rimarrà con il suo primato, diciamo, di altezza, anche se il nostro amico si è riuscito a conquistare quello del giro del mondo battendo Howard Hughes in aeroplano. Ecco, potete capire il personaggio, se ne frega anche quando
la penna sfera ufficiale entrerà in commercio, affronterà tutte le battaglie possibili, immaginabili, legali, e alla fine, insomma, nel momento in cui dovrà smettere la sua produzione di una penna, tra l'altro, che passerà alla storia come l'unica penna sfera, e questo, diciamo, è un regalo della sua concorrenza, perché non funzionava tanto bene, nonostante l'ottima pubblicità, esplodeva, si inceppava. Ecco, la sua penna viene chiamata l'unica penna a sfera che riesce a scrivere con la carta copiativa su 8 copie di fogli, tranne che sul primo, quello su cui tu stai scrivendo, perché evidentemente lascia il solco e permette soltanto, diciamo, la copiatura del tratto. Ma questa in realtà è solo una divagazione sulla nostra storia della penna a sfera, perché io lo so che voi, quando inizialmente avete visto questa penna, e so che qualcuno qui nella chat lo ha detto, ha pensato che l'inventore di questo oggetto non fosse il nostro Biro, ma fosse il signor Bic. E chi è il signor Bic? Perché non l'abbiamo ancora nominato? Beh, perché ancora nella nostra storia non c'è. Non è ancora arrivato il signor Bic nella nostra storia. Chi è il signor Bic? È uno spiantato che, crescendo, cerca di sposarsi con donne sempre, diciamo, nobili e di nobili origini, e alla fine ce la fa. Gli dobbiamo dare merito che è riuscito effettivamente poi anche a fregiarsi di più di un titolo nobiliare. Lui nasce in Piemonte, in realtà, di una famiglia piemontese, di origini piemontese, nasce in Val d'Aosta, in realtà, ma vivrà per tutta la sua vita in Francia. E anche lui, appassionato dall'arrivo di questa penna a sfera sul mercato, tenta più o meno di giocarsi la stessa carta del nostro amico Reynolds, del nostro imprenditore esplosivo, tentando di fregare Biro. O meglio, non tanto Biro, che era già stato fregato dai suoi soci originali, quindi a lui poco gliene veniva in tasca o poco gli veniva tolto dalle tasche se qualche concorrente iniziava a produrre la sua penna, diciamo, violando le licenze, perché a lui, diciamo, la cosa non tangeva più di tanto. Ecco, cerca di fregare comunque i produttori locali e quelli che avevano il diritto di commerciare queste penne in Europa, e il signor Bic si sviluppa la sua penna sfera. Il signor Bic in realtà si chiama Bic con l'H dopo la C, però siccome Bic senza H suona meglio, è più traducibile in tutte le lingue, si può pronunciare senza ambiguità, diventa Bic. E l'idea di Bic è realizzare la penna più assolutamente economica del mondo. Già dalla prima versione questa penna si chiama Crystal, la Bic Crystal, ed è in plastica trasparente. Già dalla prima versione c'è il buchino, ovviamente, per far entrare l'aria e quindi avere la pressione interna uguale a quella esterna, altrimenti l'inchiostro si blocca e non esce più. E già dalla prima versione ha più o meno questa forma. Non è cambiata di tanto la forma della penna Bic nei decenni, è più o meno la stessa. Il nostro caro Bic però è un signore che, nonostante sia un uomo di umili origini, che però tenta la scalata sociale in ogni modo, non è né un bastardo né un fesso. Quindi sì, anche lui viola le licenze degli altri, anche lui se ne frega, anche lui si fa tirare in causa, ma in tribunale non ci va perché è più furbo. Anziché andare in tribunale, lui che, diciamo, ormai della posizione che ha raggiunto anche familiare eccetera, non è più uno spiantato ma è un uomo ricchissimo, riesce a farsi portare, diciamo, sempre a contatto con i responsabili delle aziende che lo citano in giudizio, per stringere con loro accordi e dire: ma perché dobbiamo farci la guerra in tribunale? Facciamoci un bel accordo tra di noi, io smetto di farle così a sbaffo senza pagarvi neanche un euro, inizio a pagarvi le licenze, inizio a pagarvi le royalties per produrre queste penne, e guardate, con tutti i milioni di clienti che io ho già, che cosa ci guadagnate voi se mi fate chiudere bottega? Niente.
caverete solo una piccola soddisfazione personale. Ecco, se invece ci accordiamo, possiamo fare tanti soldi entrambi. E la strategia paga, la strategia funziona. Il signor Bic, dopo aver inventato la penna Bic e averla venduta in tutto il mondo, facendola diventare uno dei beni primari, diciamo, e di base di chiunque, ha altre idee geniali sullo stesso stile, cioè prodotti che se perdi te li sei dimenticati prima ancora, diciamo, di essertene reso conto, e non ti importa perché costano molto poco, e sulla stessa falsa riga, diciamo che però funzionano bene, e sulla stessa falsa riga si inventa anche l'accendino Bic. È un altro bene primario, insomma, che il signor Bic si è inventato con la stessa strategia commerciale. In quel caso non ha violato nessuna licenza, però l'ha violata poi di nuovo quando si è messo a realizzare rasoi da barba, e lì la Gillette, ovviamente, che aveva l'esclusiva e riteneva, o meglio, che gli fossero stati violati dei brevetti, di nuovo lo cita in giudizio, e lui di nuovo va dalla Gillette e si accorda per non farsi la guerra in tribunale, ma ovviamente per andare a braccetto vendendo, insomma, anche lui i suoi rasoi, dando delle royalties alla Gillette. E il rasoio Bic di plastica è un'altra idea geniale. Ecco, un'altra idea che però è fallimentare la condivide con il signor Biro, la cui storia l'abbiamo lasciata un attimo ai margini. Vi basti sapere che nel frattempo, nonostante gli sia stato lasciato in tasca uno 0,00 delle azioni di quell'azienda originale, con in più una beffa, e cioè che la signora argentina sul letto di morte gli promette che gli lascerà in eredità la parte che gli spetta, ma in realtà il giorno dopo muore, e il giorno successivo si rende conto che in verità non gli aveva lasciato nulla di nulla, e le sue azioni le aveva tramandate al suo figlio di primo letto, diciamo, con cui non aveva più contatti, pur di non darle a Biro. Ecco, Biro, nonostante questo, nonostante avesse una parte ormai residuale in queste aziende, riesce comunque a raggiungere un livello, diciamo, di tenore di vita sufficientemente agiato da potersi potenzialmente permettere di dedicarsi alle sue passioni. Ma la sua passione è lavorare, inventare, fare cose. Inventerà uno smartwatch negli anni 40, prima ancora che la Apple possa anche soltanto essere pensata. Inventa, va in Svizzera e inventa un orologio che ha integrato un termometro per misurarsi la temperatura e un sensore per misurare la pressione sanguigna. Non avrà nessun tipo di futuro. Il signor Biro inventa un filtro per le sigarette che verrà pubblicizzato come il filtro che ti consente di fumare una sigaretta con la maschera antigas, e su questo bocchino particolare, insomma, farà molti altri quattrini. Però condivide insieme al signor Bic, di cui ho perso purtroppo l'oggetto perché non riesco mai a tenermi le mani dove dovrebbero stare, condivide un fallimento comune sui profumi. Il signor Biro, suggestionato dalla sua invenzione della sfera, pensa di poter realizzare delle boccette di profumo con una sfera sopra, chiaramente più grande di quella di una penna a sfera, in modo tale da poter controllare la quantità di prodotto che viene erogata quando ce lo si mette addosso. Ora, oggi voi sapete che queste cose esistono, in particolare, diciamo, non nei profumi di alto livello, ma certamente nei deodoranti. Allora però è un fallimento totale dal punto di vista tecnico. Non funziona, ne producono di profumi fatti così, ma non funziona, non riesce, il profumo si scarica, si perde l'aroma, perde tutto, e quindi è un fallimento totale. Fallimento totale che anche il signor Bic però deve sperimentare, perché lui ha l'idea invece di profumi, di realizzarli non tanto con la sfera, ma di realizzare delle boccette di plastica con profumi di altissimo livello da vendere nelle tabaccherie. Non so se qualcuno di voi questa cosa l'ha vista, ma c'è stato questo tentativo, i profumi Bic. Ecco, non lo so se oggi questi profumi possono valere tanti soldi o le boccette, ma chiaramente è stato fallimentare qua per un problema di marketing.
di marketing, e cioè il fatto che nessuno aveva interesse di comprare un profumo di alto livello in una forma così cheap, diremmo oggi, così assolutamente banale, senza valore, cioè dentro una boccetta di plastica comprata dal tabacchino. No, non ha avuto alcun futuro questo, ma le penne, gli accendini e i rasoi da barba in plastica assolutamente sì, così come la penna a sfera del signor Biro. Ecco, ecco, qualcuno vedo che se li ricorda questi profumi, incredibile. Ecco, questi nostri personaggi che abbiamo citato finiranno la vita in modi diversi. L'ungherese, il primo socio di Biro, che decide di rimanere un uomo onesto, è una brava persona, molto nazionalista, decide di rimanere in Ungheria a tutti i costi, rimarrà implicato in alcune vicende che tenteranno di sfruttare il suo primo contratto con Biro. E cioè alcune aziende che producevano penne in Europa continentale, che dovevano pagare molte royalties alle nuove aziende, diciamo, che detenevano i diritti di questa penna, cercano di capire se quel contratto a fine degli anni 30 firmato in Ungheria da Biro fosse ancora valido. In quel caso potevano pagare le spese a questa vecchia azienda per far valere quel contratto in tribunale e quindi poi versare a questa azienda una quantità di royalties certamente più bassa di quella che al momento versavano a queste corporation che ne detenevano i diritti. Ecco, lui rimarrà in Ungheria, cercherà anche di diciamo riuscire a portare a casa la pagnotta in questa maniera, non ci riuscirà, la cosa sarà in realtà un buco nell'acqua. In Ungheria alla fine arriveranno anche i comunisti che nazionalizzeranno la sua azienda e infine anche casa sua. Una fine, diciamo, non tragica nel complesso, perché non è stata tragica, ma comunque tragica nell'economia di questa vicenda. Ecco, il signor Bic invece morirà poi negli anni Ottanta, dopo aver creato un colosso incredibile, e addirittura guarderà sempre con buon occhio e attenzione la sua patria natia, in particolare la Valle d'Aosta. Tant'è che il signor Bic ha fatto molto per la Val d'Aosta, ha comprato dei castelli, li ha ristrutturati, li ha poi donati al paese, all'Italia, alla regione, alla Val d'Aosta. E il signor Biro, il vero inventore della penna a sfera come la conosciamo oggi, anche se io ormai l'ho perduta, ecco, finirà una vita nell'agio, certamente, non nel bagno di miliardi che probabilmente avrebbe potuto avere se solo avesse avuto un comportamento diverso nella gestione delle sue finanze e delle sue attività, ma pur sempre estremamente dignitosa, fino a quando non si è spento anche lui sul finire del Novecento, dopo aver inventato delle cose incredibili, tra cui la penna a sfera e tra cui, se volete, un prototipo di smartwatch antesignano, diciamo, dell'Apple Watch, e anche addirittura il filtro per le sigarette. Questa era l'incredibile storia della penna a sfera. Spero che vi sia stata divertente, una puntata così un po' diversa del bugiardino. Ci lasciamo un attimo alle spalle le tragedie, i morti, gli attacchi terroristici, le uccisioni, gli omicidi, i colpi di Stato e tutte queste cose, insomma, come la guerra di cui parliamo normalmente, ma che per questa volta ci lasciamo un po' così indietro, tanto per riprendere un pochino di ossigeno e soprattutto con questa birra Elav che io finisco di bermi, mentre, come sapete, leggo un po' di commenti, perché anche se voi avete recuperato questo video su YouTube, magari la versione originale è andata in onda in diretta su Twitch, che potete venirci a trovare qui, insomma, non morde, è come YouTube ma è viola anziché rosso, e le cose avvengono in diretta anziché, diciamo, essere in differita come su YouTube. Quindi se non ci siete mai stati, venite a trovarci, ci sono vari format, c'è un calendario. Alle 12.30 tutti i giorni c'è una rassegna stampa, il martedì, il mercoledì e il giovedì alle 20 ci sono dei format serali come questo, è uno di quelli, e potete insomma anche scrivere nella chat, così vi leggo in diretta e vi rispondo direttamente
mi faccio un sorso, poi leggo i commenti e poi ce ne andiamo a mangiarci una pizza, perché io ho una fame incredibile, non ho cenato e voglio proprio una pizza, una bella pizza. Non so ancora se una diavola più gorgonzola, sempre ottima, o una crudo rucola e grana con i pomodorini magari. Ci penso. Bene, 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 bene. Allora, ok, Big Best Marchio. Ah, ecco, lo ripeto, devo ringraziare ancora una volta Albertogo Twitch che mi ha inviato questo libro, perché grazie a lui se questa sera abbiamo fatto questa puntata. Ok, c'è una lista Amazon su www.regalamiunlibro.it, ci sono una serie di libri, se volete potete regalarmene uno, se vi va, ma voglio dire, lo dico a chi ci tiene particolarmente. Alcuni di questi libri, come in questo caso, diventano delle puntate, altri semplicemente mi aiutano a fare le puntate ordinarie meglio di come le farei se non potessi accedere, diciamo, alle informazioni che su questi libri stanno, ci sono. Io ho conosciuto il padre dei forni a induzione per la ghisa e padre del bidone aspiratutto, che non fece una lira né dall'una né dall'altra delle sue invenzioni e si fece fregare bellamente dalle industrie interessate. No, non parliamo del barone Bic, non quando hai scritto questo commento. Essere mancini è una maledizione, non per gli arabi, esatto. La stilografica l'ho usata all'elementare e ricordo che senza la carta assorbente, dopo aver scritto il foglio, sembrava carta da... Vabbè. No, non è vero. Delle biglie. I 15 sono 15. I 15 sono 15? Ma allora me ne mancava qualcuno, forse. O forse... forse me ne mancava qualcuno. I 15 sono 15. Questo sì che è sconvolgente. L'ultimo volume dei 15, il quindicesimo appunto, si chiama Voi e il vostro bambino. Manna, ah no, quello ce l'avevo, me lo ricordo. Me lo ricordo, quello viola. Credo. O azzurro scuro. No, quello viola, credo. No, non viola, non quello fucsia, quello viola scuro. Vabbè, non mi ricordo. Consigli per aumentare la velocità di lettura. Non so, leggi una riga ogni due. Una pagina ogni due, vedi tu. Una parola ogni due mi sembra un po' più difficile farlo che il tempo che risparmi. Purtroppo devo abbandonare, Luca Red Bull, va bene, a domani. Sono Giovanni. Ah! Fact check, eccolo qua, il nostro fact checker di Open. Giovanni, non sapete tu sai. Fact check in podcast, perfetto, nella gabbia dei leoni. Però benvenuto, in realtà sto scherzando, ovviamente tu lo sai. Benvenuto, caro Giovanni. Era il nome di un podcast che probabilmente non farò mai. Ok, comunque ben arrivato. Da mancino ho sempre odiato il signor Biro, a scuola avevo sempre la mano sporca di inchiostro. No, ma tu devi ringraziarlo il signor Biro, è la penna stilografica che devi sfanculare. All'epoca non avrebbero potuto andare a mendicare davanti all'Esselunga. No, credo di no. Credo di no. Va bene, prendo la diavola e gorgonzola. Va bene, avete fatto, non l'avevo visto, adesso che si è illuminato l'ho visto. Va bene, prendo la diavola e gorgonzola. Che buffa sta cosa, compri la penna e lavanderia gratis. Sì, hai visto? Da quelle parti la chiamano Birome perché si chiamava così, perché era commercializzata con quel nome lì. Esatto, bravo. Io i nomi me li dimentico, ok? Questo è il mio problema. Mi dimentico le facce e i nomi delle persone. Quindi non mi ricordo, però è giusto. Si chiama così perché era commercializzata con quel nome. Un altro bastardello è il tizio che sta dietro il successo di McDonald's, Ray Kroc. Ecco, questa potrebbe essere una storia che raccontiamo, anche se c'è stato un film che l'ha già raccontata meglio di come posso farlo io. Io non sono d'accordo. Secondo me non è un bastardello. Secondo me il McDonald's, se ci fossero stati solo i fratelli McDonald's e non Ray Kroc, semplicemente non esisterebbe, con grave nocumento per la mia esistenza e credo anche per la vostra. Il fatto è questo. È la stessa cosa di Facebook, no?
cioè anche Facebook non l'ha inventato Mark Zuckerberg, ma i due fratelli di cui adesso mi sfugge il nome perché ve l'ho detto, mi dimentico i nomi, vabbè. Però loro probabilmente non l'avrebbero inventato, nel senso, come dicono nel film, no? Non l'avrebbero fatto uscire da lì. Quindi no, io non sono d'accordo con questo. Non sono d'accordo con... Una cosa è violare una licenza, una cosa è acquisire un'idea, una società pagandola, magari poco, ma questa è la contrattazione, questo è il mercato, questo è diciamo, è la capacità di far valere un'idea. Non so, perché Ray Kroc è uno stronzo? Perché ha estromesso i due fratelli che hanno dato il nome al McDonald's e gli ha pagati 4 lire? Mica gli ha puntato una pistola alla tempia, non li ha fregati, nel senso che gli ha rubato qualcosa o ha violato una licenza bellamente come hanno fatto questi, no? Ha saputo farci trattare, li ha intortati, se vogliamo, li ha intortati, ma loro non avrebbero fatto nulla da soli. E si è preso tutto dandogli 4 lire. Stronzo? Possibile. Però non ci sarebbe il McDonald's senza di lui. Magari stronzo, perché comunque cosa ti costa, visto che tu farai centinaia di migliaia di miliardi, cioè avrai talmente tanti soldi che veramente i soldi per lui non hanno più significato, cioè non sono più niente, pur essendo tutto, glieli puoi dare anche a loro. E siamo d'accordo, però è diverso secondo me. Un tipo così è già andata bene che non ha minato l'Everest per abbassarlo e avere ragione. Sì, esatto. Grazie a voi non riesco mai ad essere presente alle live lavorando di notte. Ah, non grazie a noi, allora grazie a chi ti fa lavorare, cioè che discorso è? È fatti cambiare orari. poi veniva confuso con bitch, no. Il tappo della Bic successivamente è stato forato, può essere questo. Questo può essere. Profumi da borsetta. Quindi il mio primo deodorante Roll-On. Me li ricordo, alcuni puzzavano proprio, ma ne vendevano molti di quei profumi in tabacchiera. Ma che anni erano? Gli anni 80? Credo, 70 forse anche. Un motore Ferrari sotto una duna. Chi la vuole? Hanno fatto la Lancia Tetra? Possibile? Con il motore Ferrari. Cos'era? Era la Tetra, secondo me. Può essere. Ne hanno fatte poche. Cos'era? Che motore era? La Lancia Tema Ferrari. Ne hanno fatte pochissime, ma era un cassone di macchine. Però le hanno vendute. Una volta ho visto una storiella in TV in cui si diceva che Bic avesse inventato la penna dopo aver visto una biglia. E tutti sanno quella storia, ma è falsa. È falsa. Sembra che bostassero sulle 2000 lire a boccetta. Bellissima, interessante storia. Bene, grazie. Penna sfera e basta. È stata una storia interessante. Bene, penna bianca, penna nera per gli amici, penna sfera. Eccola. Non vogliamo altre di queste storie. Ne vogliamo altre. Va bene, ne faremo altre. Magari potrebbe essere Ray Kroc. Allora, una delle prossime. È permesso dire Twitch su YouTube? Sì. Certo. Bene. Vediamo un po', diavola, per favore. Va bene. Calmi. Se mi fate morire, bene, speriamo di... Io conosco il tipo che ha inventato le sirene roto allarm, imballato di soldi. Perdonami, ma io non so cosa sono. Viola, quello viola, ecco infatti. Due pizze improponibili. Parlerai di altre invenzioni? Non lo so, può essere. Senza Andrea Lombardi Twitch non esisterebbe. Go, capito. Winklevoss, esatto. Non ho mangiato formaggio fino a 28 anni. Poi una sera ho preso un tagliere di salumi e formaggi con sugo gorgonzola della Madonna e beh, che dire, ho svoltato. Ma che vita del cazzo hai condotto fino adesso? Fammi capire un attimo, Carlo, che se sei del 90 come dice il tuo nome vuol dire che 4 anni fa hai scoperto il formaggio. Mi dispiace, cioè ti sono vicino. Winklevoss, sì. Non poteva sapere quanti soldi avrebbe fatto a priori. Ma tra l'altro, infatti, esatto. Anche i dirigenti della Coca-Cola pensavano cose aberranti, come voler dominare il mercato dell'acqua potabile, visto che già quasi dominavano quello delle bibite. E vabbè, ci sta. Le idee, diciamo, deliranti vengono a tutti.
La tema 832, ok, esatto, lancia tema, sì, ma sì, avete ragione. Sì, ma il profumo Bic è una Duna, il da tema Ferrari è un'altra cosa. Beh, più o meno è la stessa cacata, cioè è la stessa, cioè che cazzo di senso aveva quella macchina? Nessuno. Credo che abbia solo un valore collezionistico. Il tappo forato era per non far soffocare i bambini. Ah, può essere, sì, può essere. Il tappo era senza fori, poi qualcuno lo ingoiava e soffocava. E ecco, e poi ci siamo trovati Di Maio, è così che è andata, questo è il problema. Quando prima lo ingoiava, moriva, nascondi la sabbia sotto il tappeto, i panni sporchi si lavano in famiglia e vabbè. Poi ci ha messo il buco, sono sopravvissuti tutti e nel giro di qualche generazione ci siamo trovati Di Maio. Non troppe, due generazioni e mezza forse. Ma chi soffoca col tappo della Bic un batterio. Scusa se ti ho corretto sul nome, non volevo fare il fact checker. No, c'è già il fact checker, ce l'abbiamo, Giovanni. Sono nato in Argentina e mi ricordo che a scuola da piccolo. Sì, no, ma è giusto, perché si chiamava così. Era commercializzato con quel nome, che tra l'altro deriva dal nome suo, cioè Biro, e del suo amico, quello che è arrivato con lui da Parigi, che, come vi ho detto, non mi ricordo i nomi. Ah, ok, le sirene dei carabinieri, ok. Ah, ok, ok, sono quelle che girano. Gorgonzola meglio piccante, ovviamente. Però dipende. Non paragoniamo la Duma alla tema, per carità, questo è vero. La pizza ve lo offriamo da Napoli, va bene, vengo anche. L'altra lancia si chiamava Dedra, sì, infatti io mi sono confuso con la Dedra. Ma non era quella che intendevo. Povero Gigino, dopo quello che ha fatto per tutti noi, smettete di canzonarlo, vero? La lancia per eccellenza è la Delta, bene, e su questo ci fermiamo qui. Nonostante tutto, è stata una puntata divertente, spero che vi sia piaciuta. Vi mando da smettere di lavorare, il mio amico smettere di lavorare. Dov'è? Smettere di lavorare. Basta non fare come come Biro, scusate. Ci vediamo domani alle 12.30 con il Pantoprazolo. Ciao a tutti, è stato un piacere. Grazie mille anche per quelli che si sono abbonati. Ho visto Pesante ha regalato un abbonamento, grazie mille. Fab Baker ha rinnovato l'abbonamento, grazie mille anche a te. Giovanni, Fact Checking Podcast, grazie per l'abbonamento, ottimo, grazie mille a tutti, ci vediamo domani, io vado a cercarmi la mia pizza, mi avete convinto, prendo una diavola più gorgonzola. Grazie a tutti, buona serata e ovviamente salutatemi Francesco, da cui vi mando, seguite il ride che vi dà punti canale. Grazie a tutti, a domani.